Buongiorno a tutti, oggi mattinata presto, ho dormito abbastanza stanotte. Pre-match, Roma-Inter e le ultime riguardanti la partita delle 18, dove giochiamo all'Olimpico contro una Roma che ha bisogno di punti, una Roma che dopo il passo falso col Monza vuole rialzarsi velocemente e puntare alla zona Champions. Mentre c'è un Inter davanti a lei che dopo le ultime vittorie, le tre vittorie in campionato, vuole continuare la striscia vincente. Lo dico già da subito, non sarà una partita facile, anche se è una Roma che hanno tanti, tanti interpreti importanti come Smalling, come Kumbulla, come Paolo Dybala, come Celik che è stato espulso, però non sarà semplice come partita. Ovvio, ovvio. L'Inter in questo momento è molto più forte in questo momento della Roma, sia per i punti che ha ottenuto, sia per le vittorie che ha ottenuto. Però l'Olimpico non è un campo facile, contando che davanti a sé avrà un Mancini, che già mi sono sulle palle come difensore, perché è scarso. E mi ha come un fabbro, ma davanti a sé anche quasi 40.000 spettatori romani pronti a incitare la squadra giallorossa. Adesso io non so le ultime informazioni perché non ho letto nulla in questi giorni, però si parla di un Inzaghi che ha voglia di fare un po' di turnover in vista della Champions di quella settimana. Siamo già in zona Champions e già c'è un'ansia che sale qua e va nelle vene. Pensate un po' che filosofo che sono. Comunque, la formazione dovrebbe essere un po' evoluzionata di Inzaghi, la dico subito. Onana in porta, ritornerà la posizione Andanovic, difesa con Darmian, De Vrij, non Acerbi, turno di riposo per Stagliano e Alessandro Bastoni che ritorna dopo la panchina contro il Verona. Assisi sarà Di Marco perché Gosens purtroppo resta fuori per infortunio ovviamente. Dumfries a destra, centrocampo un po' cambiato. Calhanoglu se ne ha in panchina, spazio a Brozic, Barella, Mkhitaryan in attacco con Correa. Mentre la Roma, che è priva di tante pile importanti, vi dico anche chi non c'ha, gli mancano Smalling, Llorente, Kumbulla e Shaarawy e Celik per la squalifica. Tanto ti carica Baia, ma sti cazzi. In porta la Roma gioca con Rui Patricio, Mancini, Cristante, Magnez, Zaleski, Matic, Bove, Spinazzola, Pellegrini, Solbakken e Abraham. Ragazzi, è inutile dire che servono questi tre punti per ambire al posto in Europa e soprattutto per incorrere la zona dell'Europa. Come dico sempre, la partita sarà difficile fino a fine stagione perché mancano 4 partite, 5 con questa. Quindi non sarà semplice, ma ci proveremo fino alla fine e mi aspetto tre punti che potrebbero dare ossigeno e potrebbero mettere già una piccola pietra sulla qualificazione Champions, contando pure che il Milan gioca con la Lazio e se si farà male a vicenda l'Inter poteva approfittare, sai, non dico che metti il 99% il punto esclamativo, ma l'80% lo metti sul posto in Champions League. Detto ciò, io vi saluto, sei Forza Inter, un campione che sta vedendo al termine e poi farò il pagellone dell'Inter a fine stagione e traremo le nostre conclusioni. Sei Forza Inter, amala.